c'è Ricci. Ricci? Ricci. 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 Andiamo, Devonno, ma che sei sordo, andiamo. Io che sono muratore sono morito male. E te la vivi con me? Come se fossi io? Io non ci posso fare proprio niente. Un po' di pazienza e vedremo di sistemare tutti quanti. Io sto qua per questo. Vedremo un po' quello che si può fare. Ari, c'è il posto. Il posto? A Tacchino. Te la presenta al centro affissioni. Gli dai sta carta e te porta il libretto. C'è niente per noi. Mannaggia la miseria, oh. E qua? Per noi? Ci sono due posti per tornitori, ma qui i tornitori non ce ne stanno. E se non sono tornitori devo seguire a stare qui a fare la muffa. Oh, e che vuoi sfogare con me? Ari, ricordati di portare la bicicletta. Ci vuole la bicicletta. C'è stato pure lì, no? La bicicletta? Ce l'ho e non ce l'ho. Subito, no? La posso avere fra un po' di giorni? No, ce l'ho subito, se no non te viro. E non è uguale. Sti primi giorni faccio il servizio a piedi. Parliamo se chiaro, Ari, ce l'hai o non ce l'hai sta bicicletta? Se non ce l'hai bisogna dare il posto a un altro. Ce l'ho io la bicicletta. E che ce l'ha solo tu la bicicletta? Ce l'ho pure io. Ma tu sei muratore, sei di un'altra categoria. E cambia la categoria. Ma non so. Allora, Ricci, sta bicicletta c'è sta o non c'è sta? C'è sta, c'è sta. Stamattina mi presento. Oh, non fa ma coglionasse. Se non ti presenti con la bicicletta non c'è niente da fare. E che sto aspettando altri due anni? Mi presento con la bicicletta, non c'è da fare. Mi presento. Eccomi. C'è, Cataldi. Eccomi. Ma la vale per due giornate al cantiere del Tufello, se te va. Ma no, a capo non me va, ce l'avo tutto. Ma che, ve li posso fabbricare io li posti? Marì. Che c'è? Che è successo? Ma dimmi se non so disgraziato. Che c'è tu? C'è il posto e non lo posso prendere. Il posto? Senti, guarda che non ho capito bene. Che hai detto? Fermi tanto, fermi del momento. Senti, che hai detto? C'è il posto? È buono pure, municipale. E beh, se rimedia, Antò. Che non si può rimediare? A che te vuoi rimediare? Ci vuole la bicicletta, subito. Se non mi presento subito, il posto se lo via un altro. Che si può fare allora? E che vuoi fare? Buongiorno, signora Ricci. Buongiorno, signor. Non te la dovevi impegnare sta bicicletta, Antò. E che te magnavi? State zitto. Mannaggia a me quando sono nato. Che fa sentire? Vi ha voglia di buttarsi al fiume? Vi ha voglia. Vedi, Antò. Ma che fai? Se può dormire pure senza lenzuola, no? Sono lenzuola. Che pezzi? Sono di lino, lino e cotone, roba buona. Roba di corredo. Sono usate. Quattro sono usati.
Due sono nove. Quanti pezzi sono? Sei. Tre matrimoniali e tre alla piazza. E tre. 7.000. 7.000? Non si potrebbe fare un po' di più. So usati. Beh, metti dentro sta roba. 7.500. Nome? Ricci Maria. Palmelaina. Scala H, interno 1. Interno 1. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Uno, due, tre, quattro, cinque. Grazie. Buongiorno. È la bicicletta. Siamo a 31. Ecco. È una Fides, vicino a quella rossa. Ce lo so. Dov'è il capufficio? Sta là. Se la cava pure. Che posa sta bicicletta? Scusi. Mi chiamo Ricci. Ricci Antonio. Mi manda all'ufficio collocamento di Palmelaina. Prendi servizio domattina, vai in magazzino e fate dalla roba. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Addio. Domattina alle 6:15, hai capito? Non dove? Com'è andata? È andata bene. Hai dovuto aspettare Marimma tutta a posto. Che c'è qua? C'è lavoro pure per te. C'è da fingere il cinturino del beretto. Che me balla. Vieni qua, guarda un po'. Ognuno c'ha lo scomparto suo. Lo vedi quanto è grande? Pensa, prima davano pure le scarpe. Però la quindicina è buona. 6.000, più gli assegni familiari. E poi ci scappa pure lo straordinario, dai, Maria. Antò, che mi fermi un momento in via della Paglia? Che hai da fare? Niente, si tratta di un momento, devo passare da una che lavora. Da una? Sì, da una. Fermate un po'. Ma chi c'è sta qui? Te l'ho detto, quella. Faccio in un minuto. Ma chi? Ma vengo. Sbrigati, eh. È mio? No, è mio. O vedi che è mio? No, ma guarda che è mio. Dai, stiamo 5 a 3, stiamo 5 a 3. Portiere?
portiere. Portiere? Scusi, sta qui la Santona. La Santona? Sì, quella che vede. Non lo so. Proviamo al primo piano. Proviamo. Sta qui la Santona? Sì, porta in fondo. Passato febbraio, passato marzo, aprile. Ma quanto tempo è da lei? È più di un anno. Me lo potevi portare da me? Come faccio a muoverlo? Che non si può muovere. Che devo fare? Quella sì e quella no. Dio mio, dammi la luce. Dammi la luce. Tuo figlio s'alzerà dal letto prima che le foglie cadano. Che vuol dire che cadono queste foglie? Pare. Vuol dire che il tuo figlio in autunno s'alzerà. Mari. Andiamo, via, figlio. No. Mari. Dio. Dammi. Andiamo, cammina. Dammi. Ma che stai a fare? Ma niente, io ho da 50 lire. Andiamo, via, via, non fa la scema. Mi disse che il posto l'avresti trovato. L'hai trovato. E io voglio far dovere mio. Ma vengo dentro e gli dico quello che penso. Ma sì, vabbè, andiamo, andiamo. Ma è mai possibile che una donna come te, che ha due figli, la testa sulle spalle, debba pensare a ste fesserie, a ste imbrogli, a ste fregnacce? Io non lo so. E mo che fai? C'è proprio i soldi da buttare via, te. Ma io non so che ti sei messa in testa. Che razza di donna. Ah, non te ne puoi spendere meglio sti soldi? Beh, io sono riconoscente. E che me l'ha fatto trovare lei il posto? Ah, andiamo, va. Cammina su. Andiamo a casa, scema. Sbrigate, Bru, sono già le 6:30. Non si può pulirla bene, non c'è se vede. Pronto il berretto, Marie? Sì. Che ci hai fatto? Frittata. Fatte vede. Mmm, ammaffede. So bello. Mi pare un poliziotto. Au. Sta fermo, no, che mi fai male. Sta fermo. Ai. Sta buono che mi svegli la ragazzina. Pietro, frittata.
qui gli dai una mano di conta. Così. Poi ci schiaffi il manifesto. Ecco. Poi un'altra mano di conta, leggera, leggera, in maniera che il manifesto viene stirato e senza grinze. Hai capito? Eh? Ah, ragazzi, perché se ce lasci qualche grinza, passa l'ispettore, se ne accorge e mette la multa. Hai capito? Vedi, Ricci, per far sto mestiere ci vuole molta intelligenza. Ci vuole occhi e svelti. Ecco qua. Andiamo. Se vede, Marì, ti saluto. Grazie. Ciao. Buongiorno. Monta, monta! Vai a passo, corri! Corri, dai! Corri! Ma verso il tunnel, l'ho visto io! Corri! Eppure ero proprio convinto che avessi preso da sta parte. Vabbè, poi ricordi lo mai. Io fa. Fatti loro, poi mi sono messo a cuore. Maiani! Che c'è? Ma tu il comizio! Ma ce l'ha capito! Ho cambiato, capete, Valdivoltino e due quadroni al comizio! Firma. Padroni? Comandi. Tocca a noi. Andiamo via, presto. Se può fare qualche cosa? Se hai tempo cercherò te. Ma che mi devo mettere a girare per Roma? E posso girare io che manco la conosco. Ma se ho dato
La matricola è connotata. Capirai, ci vorrebbe tutta la squadra mobile solo per stare a cercare biciclette. Ma allora che la faccia a fare sta denuncia? Può servire. Mette che domani la trovi da qualche biciclettaio in mezzo alla via. Chiama un agente e sei in regola. Novità, brigadiere? No, niente, una bicicletta. Grazie, buongiorno. Allora mi devo arrangiare da me. Va bene così. L'hai fatta la denuncia? Va bene così. Buonasera. Buonasera. Si è rotta. Va dentro te, io vengo dopo. Vai, vai. Gente non si colloca. Del resto noi come cellula abbiamo fatto presente la cosa in sezione e alla Camera del Lavoro. Con i sussidi non si risolve niente. Il sussidio umilia il lavoratore, si consuma in un momento e lascia il tempo che trova. Qui ci vuole un grosso programma di opere pubbliche e in fondo anche oggi al comizio che cosa hanno detto? La stessa cosa. Da noi non ve potete aspettare miracoli. Noi stiamo sempre con gli occhi aperti. Restate zitti laggiù. E lui è... Appena c'è una possibilità di sistemarla, noi non la lasciamo passare di sicuro. Lo so, avete ragione. L'essenziale è trovarsi a lavorare. Quando uno lavora, il mondo comincia a funzionare. È una poesia cassuta, con una sartina per me. Ma che fai? Beh, ti cercavo, t'ho da parlare. Che c'è? Mi hanno fregato la bicicletta. Te possi. E dove l'hanno fregata? Al Florida. Intanto che attaccavo. E come hai fatto? Mi hai aiutato io. La devo ritrovare sta bicicletta. È una parola.
Scusa un momento. Abbaio, stammi a sentire, se no qui facciamo mezzanotte. Te sento, te sento. Se me volessi bene, o veramente... Zitti tutti! Non mi facessi sfrugugliare da gente. Hai capito? Ho capito. Lo parli, gente, gente, gente. Ma faccio, ma che sono scemo? Provate voi, che mo vengo. Mannaggia, la miseria, non se la più. Ci rimane che Piazza Vittoria. Ma bisogna arrivare lì di notte perché bisogna essere i primi. I ladri se sbolognano subito e biciclette mica se le tengono a casa. Non c'è che tentar lì. Anto. Maria. È vero. Non cominciamo con le lagne. Non sono venuta a casa apposta e non senti il lagne. Lagne? E chi fa lagne, scusa? Non è mica una notizia di tutti i giorni. Hai fatto qualche cosa? L'hai cercata. Non pianga così. Mi pare una ragazzina, mi pare. Non è mica la prima che si ritrova. Di cambiare nel sellino e il manubrio. Ma quella surcata domani mattina c'ha da sta. E sì, c'è sta. Ci la riportiamo a casa, Antò? Sarà che stanotte dormirete un po' meno. Ma l'importante è che la ritroviamo. Stia tranquilla. Signorina, potrei avere l'onore di sapere cosa fa quest'oggi? Vado a passeggio con la mia amica. Ma non potrebbe venire a passeggio con me? No, perché c'è la mamma. No, così non va. O ve ne andate voi o ce ne andiamo noi. O si prova o si parla. Diglielo tu, Meniconi. Ma c'ha ragione, ora che deve andare. Ma che ci farete avete mai dopo queste prove? Vedete che qualche cosa si farà. A domani, Baiò. Buonasera. Buonasera. Mi raccomando, signore. Buonasera. Se vuoi levare con quel carettino là in mezzo? Avete caricato là? A Baiò, sto qua. Ma vengo. Amenico, via un po' qua. Via pure dei abbagonghi. A proposito, che marca era? Pizza, effettivo, le 1235. Ma se può dire che la conosce meglio lui di me. Beh, meno male, almeno se dividiamo il lavoro, perché sai, qui smontano tutto. Abbagonghi, passiamo da sta parte. Anzi no, passiamo da quest'altra, che è meglio. Allora voi altri due vi occupate solamente delle gomme. Tu devi dell'aria, il ragazzino, le pompe e i campanelli. Andiamo, maschi. Fides, te l'aglio Fide. Ho capito. Ecco qua. Adesso guardiamo con la pazienza pezzo per pezzo. Quando l'abbiamo trovati tutti, poi li rimettiamo tutti insieme. Oh. Sveglio Bagol, sta in campana. Ecco qua. Qua c'è la verdura, ma a noi non ci interessa. Ma noi camminiamo così tra i banchetti da sta parte, senza far vedere che fanno le indagini, Camminiamo così, indifferenti. Eccomi, di cose stanno sistemando. Mamma mia, che roba li posso dire. Che scommetto, carico. Ma ci mangia il fegato io, figurati. Solo dei campanelli delle pompe e nient'altro. Se trovi qualche cosa, fischia, perché ormai voi state qua, tu preghi con me. Andiamo, vieni. Apro, mi raccomando, sì. Se la troviamo faccio una pazzia. Andiamo. Bianchi 25,
Bianchi, 25. Non devo fare a bianco. Cosa? Cara, ne ha altro. Ma che c'è? Questa è una macchina nuova. Sono tre giorni che l'avevo comprata. Dai, dai, ragazzi, fila, fila. Non dormi, Bagò, fides. Che stavo comprando? Adulto le mamma. Si vedeva che c'era destra, sì. Ma cosa faccia? Ma che faccia? Ma che cosa faccia? Che c'è saluto Gallo Gallo? Sì, Gallo Gallo proprio. Ma che posto è tu? Ma lasciami fare che sono avvelenato stamattina, sa. Lasciami lavorare, vedi dannate e lasciami. Ma se c'è stavo prima di te, ma che faccia? Allora vuoi litigare? È inutile che stiamo qui tutti quanti insieme. Anto, tu guarda delle rode. Bagonghi guarda i terrari e il maschietto le pompe con i campanelli. Io me ne vado per conto mio. Non vedi che è pernice fresca? Sì, vabbè, ma devo guardare solo il numero della matricola. E che ci fai col numero della matricola? Che te compri il numero? Non si compra il numero, ma fa vedere il numero del telaio. E se io lo voglio far vedere? O vado a chiamare la guardia e poi vedremo. E va a chiamare chi te pare, va. Ma perché? Che è roba rubata? A chi ha detto che è rubata? Voi ci avete l'obbligo di far vedere il numero a chi lo va a vedere. E tu mi fai vedere il numero delle scarpe due? No! Faccio del numero della bicicletta mia. Ma che ci fa chi numero? Ci giochi al lotto? No, non ci gioco al lotto. Proprio non lo voglio il campanello. Lo senti come suona bene? Mezz'ora che stai qui. Lo compri il campanello, eh? Lo vuoi? Di. Quanto costa il campanello? 150 lire. Lo vuoi? Senti, senti quanto fa bene, senti. Te lo compri. Tu hai fatto la denuncia e sei a posto. Fai vedere sto telaio. Andiamo di leve questo sfizio, se può più lavora in pace. Te non ti fidi manco di me? 12.024, è la tua? No. Lo straccio si è sporcato. Ma non è questione di fidarsi. Un disgraziato che gli hanno rubato la bicicletta avrà pure il diritto di guardare, no? E guarda, chi tu proibisci? Ci si può anche sbagliare. Amico, a Piazza Vittorio c'è tutta gente onesta. Che? Ah! E là su
cazzo verde. Fides, ricordate di Fides. Che so? Quando stanno, tio? È stata vicino ai carettini. Mi sa che qui non c'è più niente da fare. È difficile. Vuoi qualche altra cosa? Abru, non te devi più muovere da me. Andiamo. Faccio accompagnare da lui a Porta Portese e noi rimaniamo qui, diamo una guardata ancora. Ma io dico che è meglio qui, casomai a Porta Portese bisogna andarci stamattina. Facci subito, va. No, ascolta, va con lui, va. Piano. Va. Guarda quanta le mani. È inutile tutte le domeniche da piove. No, non voglio bagnare fracche. Ja, weißt du, ich kann dir sagen, ich bin schon wirklich alles. Nicht nur Franz? Ja. Scheißliche Sau, da haben wir wieder gehabt. Salzburger Schnürregen ist nichts dagegen. Ich kann dir sagen, ich war wirklich besser aufgelegt, als ich herausgekommen bin. Und jedes Mal, wenn ich sowas fühle, ich mich wirklich von zum Schluss damit gehört. Ja, gut, nach Hause kommen ist auch eine Sache. Aber bei diesem Regen kannst du...
Centurino, dai, per oggi è contento. Ma che ce faccio? Se vedeva. Ma che ce faccio? Scusate, le volevo chiedere una cosa. Quel giovanotto che era con voi, ci vorrei parlare. Dove lo posso trovare? Quel giovanotto? Quello che era con voi, quello che se n'è andato in bicicletta. Perché? Che vi ha fatto? No, niente. Ci vorrei parlare per una cosa mia. C'ho una certa urgenza. Ma che vi devo dire? Non lo so, non lo conosco. Ma quel giovanotto che era lì, con voi, sotto l'arco. A voi, giovanotti, a Porta Portese. No, è qua. Io ci sto parlando, non devo andare a e lasciami vedere. Io ci devo parlare. Ma lasciami vedere. Ah, ragazzi, fermi un po'. Guardate un po' che state, vedi. Un povero disgraziato va per i fatti sui. Manco giù. Guardate un po', porco mondo. Delle 10, non lo sapete. E che ne so? Ma hanno detto che era sempre aperto. Su, su, non perdete tempo. Andate, andate. Avete portato? Sono sempre in ritardo a tardi. Mi dovete fare la barba, mi dovete fare. La ricapita, per fortuna molti l'hanno già fatta. La pensa, lo sapevo, finiremo per far tardi. Vede, signora, mi siano ancora quattro barbe e quattro capelli. Barba e capelli, oh. Solamente i capelli. No, 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 per oggi basta. Signorina, è la minestra? Dopo, che le gavette bisogna... Chi è venuto qui per la prima volta sappia che le gavette vanno portate nel cortile. Ecco, dunque, avanti, avanti, presto. Su, su, non perdiamo tempo. Bravi così, benissimo. E con questa palla è finita. Allineatele, un po' di ordine. E che poi non succeda come l'ultima volta. Ognuno dopo deve ritrovare la propria gavetta o il proprio bidone. Quasi, quasi, per fare la barba. Devi farti la barba tu? No. Allora vieni in chiesa. Yeah.
vai in chiesa. Avvocato, ne è ancora per molto? No, ho quasi finito. Ho questo. Ah, è questo. No, io no. Allora possiamo incominciare? Sì. Avvocato, qui no, per favore. Me devo far crescere il piso. Attacca s'altra parte. Presto, presto, reverendo. Il sacerdote aspetta. Lasci, avvocato, è troppo tardi. Sì, ci vorrebbe altro qui. Su, ecco, andiamo. Bambino, vieni. Di quell'altro, ma che ne sono questi fatti qua? Non so niente. Pagina 6. Io voglio uscire da questo luogo santo. Sentendomi purificato nell'animo. E rasserenato nello. È un affare che interessa pure lui. C'è da guadagnarci qualche cosa, dove sta? Che sono obbligato a dire tutta la gente? Sì, che sono obbligato. E se non me lo dici, ti porto in quest'ora. Ma che ho fatto? Chi c'è che vedi qui? È da ripercorrere... Ma lasciami perdere, non mi si fa. È da ripercorrere le strade del dolore e della privazione. Tu mi devi dire, dove stai, basta? Che ci rimetti? Mica ce l'ho con te. Anzi, sono disposto pure a darti qualche cosa. Che si mangia? Pasta e patate. Allora me lo dici? Guarda che se ti porto in quest'ora è peggio, lì ci rimani. Dove sta? Beh, va via della campanella. Che numero? Mannaggia. La miseria. Mi pare è il 15. Allora mi ci accompagni? Io? Sì, tu. Ma ci vuoi andare su? No, o me ci porti tu, o te ci porto io con le guardie. Perché mi sono stufato da state qui a pregare. Hai capito, sì o no? Silenzio, silenzio. Se non state zitti vi faccio cacciare via dalla chiesa. Allora mi ci accompagni? Ma sì o no? Ma io non mi accompagno da nessuna parte, capito? Andate e lasciami. Ma tu che ci rimetti? E va, te ne fai messo via. Guarda che perdo la pazienza. Ma perdi la pazienza per dire quello che ti pare, che me ne frega a me. Te posso ammazzare te? Via via. Te ci porto con le guardie, eh? Ma portami, ci portiamo che te sei in cola, che me ne frega a me. Oh, ma ci vuoi portare? Oh, bisogna che la pianti, sai, se non te può vedere il diavolo con candela. Andiamo, cammina, alza. Lascia vedere. Andiamo, cammina, non fa storia, eh? Ma lascia vedere. Io non vengo in nessuna parte, capito? Mo te faccio vedere. Ma che me fa vedere? Andiamo, cammina. Ma lascia vedere. Andiamo. Il bione mo farai via. Sì, vabbè, ma te ci accompagno io. Andiamo. La volta che vuole mangiare Cristiano. Mi fermi. Dove andate? Non si può andare. Con questo qua, vado a fiammi.
signori, è venuto un uomo qui. No, non è venuto nessuno e poi non è ora. Ragazzi, mettetene un po' di più lì. Ecco, così, un po' meno in quell'altro. Ma insomma, si può sapere che cosa volete? Voglio uscire! È chiuso, di lì non si passa, la chiave c'era l'avvocato. E poi fatemi il piacere di non fare baccano, perché qui siamo in chiesa, bisogna... Volete andar via? Non è questo il consiglio da tenersi in chiesa, venite via, venite via! Fermatevi! L'ho da trovare, è qui, l'ho da trovare. Siete venuti per la messa o per fare chiasso? Ma cosa volete, insomma? Io sto cercando un vecchio che era qui. Gliel'ho detto, dopo. L'ho da trovare. Ma dove andate? Dove andate? Lo vedi se c'era? Guarda cosa c'è, no, io... Quando sta quella adesso? E piantala. Non sarà mica volato. Non sarebbe la stata a minestra. E state zitta pure te. Te e mo che fai? Mannaggia. Anna, poi cammina. Anna, voglia via. No. Vuoi venire o non vuoi venire? No, non voglio venire. Bruno. Andiamo, muovete. Ma guarda che razza di ragazzina, andiamo. No, perché mi avete dato? Perché te lo meriti. Andiamo, cammina. No, non voglio venire, guardate via te. Avanti, muovete. Sì. Sì. Stimpiccione. Sì, vabbè. Ho messo il socero. A casa io dico io a mamma. A casa fammi i conti. Tu aspettami lì a ponte, non te muove. Capito? Vado a cercare quel vecchio. Mettiti la giacchetta, che sei sudato.
Mettila. Dai. Su. Sei stanco? Mettete a sede. Tanto che vorrà. Adesso andiamo a casa. Mettete a sede. Mangeresti una pizza? Andiamo va. Andiamo va. Morta ammazzato per morta ammazzato, ma chi ce lo fa fare sta qui a Tripoli? Andiamo via. Non pensiamo a niente, ci ubriachiamo, va. Cameriere, prego, senti il signore là. Metto un litro? No, un litro è una pizza, qua pizza se ne fanno. Come non se ne fanno? E questa è una trattoria, mica una pizzeria. Beh, allora voglio mangiare. Magna? È che non magna. Cosa vuole? Vuoi una mozzarella in carrozza pure te? Sì, stappare. Due mozzarella in carrozza e vino. Ora ci mangiamo queste due mozzarelle e a te ti faccio portare pure il dolce. Sei contento? Una guardata che sempre è costata sotto a botta impressionata. Se la guardata, se l'impressione, se fa quando mo chi è stata che ha cogliuto un buono di chi lo fa tenere lì con me. Infatti, come avete visto qua, lo pizzerillo è nero lì. Poi a me giro, Antonio, sempre in re. E che non bevi? Che si ragionamma, che sti fatta ci spiegano. Se te vedesse tua madre che te faccio bere. A tu pasto no crano, resta. Quando diciamo quello che c'è da. C'è sempre grano, che lo c'è. Se gira e vado se gira e vado se. La tua chiamma c'è un tuone, la tua chiamma che poggi, chi lo fa tenere nire come che. Grazie.
con gli straordinari vi è molto rodino. $12,000 di fisso. Ti è, scrivi un po' tu. 12,000 fisso. Più 2,000 di straordinari. Più l'assegni familiari. Fanno 800 lire al giorno. 800 per 30, fa un po' il conto. Che vuoi di più? Meglio del così. E uno ci deve rinunciare. Io non ce voglio rinunciare. Capisci che bisogna ritrovarla. Perché se no non se magna. Che se può fare? Bisogna andare a posta con te tutti i giorni. Perché dovremmo da ritrovare quelli là. Sì, quelli. Quelli non si fanno vedere più là. Mica la ritrovavo con le candele di tua madre. Mica la ritrovavo con i santi. Peggio di così. Ma io ho paura. Questo ragazzino, mi dispiace che senta, che capisca. Maria, senza paura, deve dir tutto, come al confessore, e verrai. Magari. Magari fossi. Santa Madonna mia. Quella sì e quella no. Semina in altro campo. Mi intendi? Capisci cosa voglio dire? No, non capisco. Ma come fai a non capirlo, ragazzo caro? È così facile a capirsi. A che serve zappare se il terreno è ingrato? Zappi e non raccogli. Capisci? Veramente non ci capisco niente. Quella non te va bene, te la devi scordare. Sei brutto, figlio mio. Sei brutto. Ce ne so tante le donne al mondo. Tu zappa e semina in altro campo. Ti piace? Mamma, sei fredda? Buongiorno. 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 Papà, vieni, papà. Vieni, papà, c'è poco. No, no, ragazzi. Vieni, papà. Papà, vieni, c'è poco. Ma come questa? Vengo del passo avanti. Scusi, signore, ma perché va? Scusate, qui bisogna rispettare i turni. Ma no, non ci sono persone che sono due ore che stanno aspettando. Lo credo bene. Scusi, signore, ma perché non rispetti i turni? C'ho una certa fretta. No, va bene, anche noi abbiamo una certa fretta, se permette. Mi faccia la gentilezza, mi faccia passare. Tutti dobbiamo domandare le gentilezze loro qua dentro. Boni, che impegni, scusi. State buoni. Va bene, ma insomma, non è mica... Guardi, prima c'è questa signora. Io, poi c'è il maresciallo. State buono. Quello che è giusto. Tanto, le servo a tutti. Quella sì e quella no. Dio mio, dammi la luce. Dammi la luce. Che vuoi? Che? Che t'hanno rubato? La bicicletta. La bicicletta. E che vuoi che ti dica, figlio mio? Io posso dire solamente quello che vedo. Ascolta bene. O la trovi subito, o non la trovi più. Hai capito? O la trovi subito, o non la trovi proprio più. D'accordo? Subito dove? Io non so più... Che vuoi che ti dica? Non so che dite. Vai e cerca di intendermi. O la trovi subito... O non la trovi più.
Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Adele, che c'è da dirmi oggi? Mio marito si embriaga sempre. Figlia mia, è una croce. Tu non gli dai i soldi. Che ci posso fare? Se li prende? Se li prende. Chiuso, le signorine sono a pranzo. Quando è chiuso per tutti. Avete capito? E guarda un po', ma guarda. E mamma mia, un bambino. E non lo sapete che non si può entrare. Se ti pesco, vedi dove va. Esci di lì, esci che non si può entrare. E dove va? Vorrei sapere dove va adesso. Vieni via, vieni, andiamo fuori di qua. Andiamo? E dove va? Dove va? Ma la legge qua è uguale per tutti, avete capito? Andiamo. Uno, dov'è? E che ne so io? Eccolo, dov'è? Alle scale. Senti, Dili, non si può andare alle camere, non lo sai. Fuori. Lasciatemi stare. Ma scalzone, via. Ma lasciatemi stare. In sala da pranzo. Fuori, andiamo. E che nessuno mi aiuta qua, fuori. Andiamo, fuori. Su, via di qua, via. Voglio parlare con quello lì. Ma chiama la polizia. E chi te conosci? Poi te faccio vedere io se mi conosci. Anna, voglia fuori. Fuori, chiamatela quest'uno, andiamo. Chiamate qualcheduno. Fuori. Che strilli, ho mal di testa. Voglio parlare con te. Con me? Alfredo, lasciala perdere. E fiatela. A me voi? Sì, a te. Eccomi qua. No. Siamo, finitela. Tu prima mi devi ridare la bicicletta. E lasciala perdere. Te la metti giuste mani. Ho detto di fuori di qua. E tagli due schiaffoni. Ma la voglio che mi hai rovinato. Alfredo, tagli due schiaffoni. Mandalo via. Fuori di qua. Mi hai messo in mezzo a una strada. Sto mascherando. Tagli due schiaffoni. Mandalo via. Va bene, fuori. Mi piace un po'. Andate fuori con me. Signorine, ritiratevi voi. Andiamo. Via. Ma guarda un po' che guai, tanto venire a tormentare. Questa che è la prima casa di Roma. Io, che figura col commissario, sono via a sapere. Ma guarda un po'. Venite qua fuori. E non vi vedo più niente, non vi vedo dentro. Fuori. Farabutti, andiamo. Dopo che... Verde, tu mi devi ridare quello che mi hai preso. Ma che t'ho preso? Ma guarda un po'. Ma che t'ho preso? La bicicletta mi hai preso. Ma che bicicletta? Ma quale bicicletta? Mica sono ladro io. No, non te ne vai. Ma mo t'ammolla uno scanassetto a fisica al muro. Ma io t'ammazzo se non la tiri fuori. Hai voglia a strillare? Io non mi muovo da qua, tu la tiri fuori. Ma guarda un po' che mata succede a me, un matto che mata insulta. A me o lascia andare? No, e lascia andare. Ma che ti è mai vista a te? Lascia andare. Tu me lo comprometti. Io da qua non mi muovo fino a che tu non meritai quello che mi hai preso. Ma che t'ho preso? Sì, io non mi muovo fino a che tu non meritai la bicicletta. La bicicletta che mi ha fregato ieri a Florida. E chi c'è stava ieri a Florida? C'è stavi tu con sto cappello, c'è stavi. Stavi a testare. Sì, stavamo a testare. Se vuoi accusare così la gente. Ma mettete l'occhiaio un'altra volta. E lasse, mamma. No, che non te lascio andare. Hai capito che non te lascio andare? Ma che posto, grazie a punto. Apri, via su. Ma mamma, non lascio andare. E tira giù ste mani, ieri stai ai mercati generali. E tira giù, sto bravo, state tranquilla, sono amici. Ma che sei matto? Ma quale è matto io? Dimmi un po', ti avrebbe fregato una bicicletta? Sì, mi ha fregato la bicicletta. Prima le baccaia tanto, sei sicuro di quello che dici? Ma come si so sicuro? E dove te l'avrebbe fregata? Vicino a Florida. Se sei tanto sicuro, perché non vai in questura? Che aspetti? Lo abita qua? E va in questura, smuovete. E allora, va a perdere tempo, cammino. E va, c'è che aspetti. Ancora sta qua. Muovete. Va in questura. Io sto qua, c'è niente da nascondere. No, tu non te ne vai, mica so scemo. Hai capito che non te ne vai? E piantalo, non mi tocca. Ma chi t'ha mai visto a te? Levatemelo davanti. Alfredo! No, Alfredo! Guarda, 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 guarda,
te ne vai. Hai fatto un bel capolavoro, ha fatto. Che quando si accusa qualcuno bisogna essere sicuro. Non si può mica accusare la gente impunemente. Andrè! Attenti alla testa! Che non batta la testa! Reggio bene, Reggio! Guarda, è meglio che te ne vai. Che quando si accusa qualcuno bisogna essere sicuro. Perché a parte di essere crocchiato, c'è pure il pericolo della querela per calunnia. Andatela via, signor ammazzo! Figlio mio! Anima benedetta di mamma tua! Ma te ne voglio andare! Ma fattene! Dì la giusta, ma prima di parlare, sei sicuro di quello che dici? Se sei così pregnone di fatta pregare la bicicletta, adesso fatta pregare pure il portafoglio e vieni qua a bacca gli altri. Ma che te busta di campare? Che fiacchi, ma mette del cento! Non ce l'hai dato, non ce l'hai dato! Tutti ladri! Eccolo della bicicletta. Ma che padre, bicicletta. C'è sta. Eccolo lì, sta a fare la commedia. A quale commedia? A quale commedia? A quale commedia? Non lo vedete, sto poraccio sta più dell'acqua di qua. Sto qua, gliel'ho detto, va in questura, non c'ho niente da nascondere. Che c'è da lì contro il mio figlio? E il mio figlio è incensurato. Tutti lo conoscono qua, tutti lo fanno testimoniare. Dice che c'ha il cappello da tedesco. E questo che te? Non è tedesco. Andiamo, alzate su. Ma se non si commuove! Abbrigati, ma questa sta più all'ospedale che fuori. E allora ci accompagni lei, su. Ma per carità. È casa di brava gente la nostra. Venite. Venite. Io gli darebbe querela per diffamazione. Ma che volete da quel ragazzo che non ha fatto mai male alla mosca? Qui se fa presto, vedi. La casa è tutta qua. E c'è stato un quattro. Lui dorme qua. Guardate sotto al letto se ci sono le biciclette. Qui c'è stata mia figlia, un altro ragazzino e io. Oh. Invece deve venire a offenne. Dati in posta a quel poveraccio che è tanto tempo che cerca di lavorare. Anima benedetta. Sono copertoni di mio cognato, una 1100 che c'aveva, affittava. Guardate, guardate sotto al letto, guardate se ci sono ste biciclette. Senti un po'. Hai nessuno che possa testimoniare? Io posso testimoniare. Ma tu? Vuole uscire un momento, signora? Parlate un'ora, due, tre, porta assai a me. Da solo ti puoi essere sbagliato. Sei sicuro di averlo riconosciuto? E come no? Sì che l'ho riconosciuto. Vieni qua. Guarda un po', vedi? Quelli sono tutti testimoni a favore suo. Perdi tempo e di queste storie ne vedo tutti i giorni. Ma l'hai proprio visto di faccia? Sì, l'ho visto mentre scappava. Di spalle, allora? No, ho fatto tempo a vederlo, perché... Sì. C'era gente? Sì, c'era. E non puoi citare nessuno come testimonio? Avevo altro da fare che pigliare il nome della gente. Ma che vuoi fare allora? L'hai visto proprio in faccia. Non c'è nessun altro che lo riconosca. Che vuoi fare? Puoi aver ragione, ma ti manca la prova. E se per caso lui è innocente, so pasticci. Questi o li cogli sul fatto o trovi la refurtiva, se no non c'è niente da fare.
Ma io gli spacco la faccia. Allora Vinicio li dovrei portare dentro te. Se sapesse che vuol dire per me sta storia. Vieni un po' qua. Mo che sto bene, sono pure disposto a venire in questo. Sei contento? Che ha trovato? Che ha trovato? Niente. Sono censurato. Come ti chiami? Alfredo Catelli. Poi fa la denuncia. È incensurato il mio figlio, è incensurato. Meglio che te lo va. Oh, faccia piano, ma che sei malato? Vieni a Bruno, andate.
mangia zampe e fa molte sacro. Aspettamela. Ma che sta a fare? Muoviti! Alfamino, dove lo portare? Ci andiamo tanti adesso, sennò si affoda il commissariato. Ci andiamo io e Pasquale, e basta. Lascia stare, lascio me. E mo me la cico questo. Non voglio un picci, lascio stare. Buongiorno a tutti e grazie. Bella roba che insegna il tuo figlio. Manco la vergogna. Sei fortunato che hai trovato quello lì. Ma se era per me te ci portavo dentro. Sai. Vattene a casa che ti ha detto bene. Va, va. Tira, tira. È meglio che te ne vai, va. Lo ringrazio a Dio, va. Manna.